cominciato ad appassionarmi alla fotografia quando ero molto piccola, grazie al mio babbo che mi ha regalato la prima macchina fotografica. Ero così piccola che non mi ricordo se erano 5-6 anni, era una Kodak Instamatic. Poi ho vinto un'altra macchina fotografica da me a un concorso di pittura e ho continuato ad appassionarmi. Poi pian piano, verso i 14 anni, ho cominciato davvero a stampare le foto in camera oscura da sola, e mi ricordo che il mio babbo venne un giorno e mi levò una Pentax che avevo io, che mi sembrava già una macchina supersonica tutta moderna, per darmi questa. Me la mise sul tavolo, spostò la mia Pentax, la spostò e mi mise questa qui sul tavolo. Io guardai come per dire: ma come, mi leva la mia macchina per dare alla mia sorella, per mettermi davanti questo catorcetto qua, che era la sua Leica M3. E lui mi ha detto: ma come, ma non sai che cos'è una Leica? Io avevo 14 anni, comunque ero un ignorante come adesso, però questa qui mi ha accompagnato per praticamente tutta la mia vita, fino a 5-6 anni fa, quando veramente ho voluto provare una macchina digitale per la prima volta. Poi cosa è successo? Sì, ho imparato tutte queste cose delle macchine digitali, e ho imparato Photoshop, ho imparato la grafica, eccetera, ma a un certo punto, diciamo, è come se il passato fosse ritornato e ancora più alla grande, e mi sono detta: ma perché non posso provare il largo formato? E sì che ho cominciato a studiare da me come poter stampare e fotografare con il formato più grande. E nel 2012, perché non è da tantissimo che ce l'ho, su internet ho comprato questa prima macchina qua, che è un 8x10, è una Eastman Commercial, e mi piace tantissimo, è la mia macchina preferita perché è leggera, e ora la trovo piccola perché, come potete vedere, qui c'è anche quell'altra più grande che è una 16x20, ovvero 40x50, che questa praticamente è un ultra largo formato. E pur essendo uno studente autodidatta in questo momento, perché comunque non sono giovane, con la storia di internet è come se entrassi nel sapere di chiunque mette il suo sapere a disposizione nella rete. E così mi sono appassionata a come si costruiscono le macchine fotografiche di ultra largo formato, e ne ho costruita una, non questa. Però l'ho costruita tutta da me, con dei pezzi dell'IKEA, con dei cestini, con dei pezzi di legno e con delle ghiere di cassetti. Questo qui era anche lui un pezzettino della confezione che portava l'iPad, e mi sembrava proprio adatto per fare una pinocchia. E poi questo qua invece è un'altra, io la chiamo Dom Pérignon Laroid, perché è la scatola dello champagne. Anche lui ha il suo bel perché. Io non so dove mi porta la fotografia, nel senso, cioè le mie foto, i miei ritratti, io sono felice di per me, però di certo mi ha portato a riandare a vedere le mostre di fotografia, riandare a emozionarmi per le foto degli altri, cioè è come ritrovare un vecchio amico. Poi è un discorso talmente ampio, talmente sfaccettato, che ogni giorno, certo, uno deve avere il suo linguaggio. Io ho il largo formato in bianco e nero, perché effettivamente poi c'è, se no, lo sperdimento. Però in questo momento sono contenta così, poi vedremo, non lo so, non metto limiti. Però di certo mi ha portato a conoscere altre cose, altre persone, e in questo caso ringrazio il Branco Ottico, che addirittura è venuto a casa mia per intervistarmi, che io davvero non sono nessuno, e voglio proprio ringraziare pubblicamente. Con i miei familiari, che non diciamo, non è che, insomma, non capiscono proprio del tutto, questo non lo devi dire, però.